Gusto, dolcezza, socialità. Sono questi gli ingredienti della Festa del Cioccolato, che quest'anno festeggia il suo ventennale con 3 giorni intensi, da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, tra attività, laboratori ed allegria, nella sua location naturale, Corso Mazzini. La ventesima edizione vede la manifestazione ritornare sulla location naturale dove più o meno è nata. Per volontà del sindaco Caruso siamo ritornati nel ventennale dopo un fermo di un anno per un esperimento ben riuscito ma comunque meno apprezzato rispetto a Corso Mazzini. Gli espositori sono tornati alla grande. Avremo 45 espositori provenienti un pochino da tutta Italia, avremo delle grandi aree tematiche, avremo dei laboratori per bambini, soprattutto per bambini, con una grande area di circa 80 metri quadrati dalla maestra Mascaro, e avremo del show cooking e delle demo con il maestro Caridi, e la Federazione Cuochi, il Mancini che è ospite nostro da tanti anni, forse dalla prima edizione, e tanto, tanto buon cioccolato. Cosenza è una città effervescente, anche nei momenti di difficoltà, comunque ha questo gusto di partecipare a fenomeni che mettono insieme le persone e danno il segno e il senso di una comunità. Cosenza sta ritornando ad essere una vera comunità perché partecipa con entusiasmo alla vita della città in tutte le sue manifestazioni culturali, di divertimento, di sport. E questo penso che sia un dato assolutamente importante che caratterizza appunto la vitalità di una città come Cosenza. Un weekend ricco non solo di dolcissime prelibatezze, ma anche di occasioni di riflessione e di confronto, come il convegno organizzato da CNA sul valore dei prodotti agroalimentari di qualità nelle mani degli artigiani calabresi, previsto per sabato 28 ottobre nella centralissima piazza 11 settembre. Ci abbiamo tenuto tanto a organizzare questo convegno dove saranno presenti sia i vertici nazionali che regionali di CNA insieme alle cariche istituzionali locali. In questo momento storico che stiamo attraversando, naturalmente ci abbiamo tenuto e ci teniamo a supportare gli artigiani del territorio, in particolar modo gli artigiani e le eccellenze calabresi.